Eccoci qua, salve ragazzi, eccoci qua, eccoci qua. Allora, novità, curiosità più che altro. Allora, ho notato una cosa. Messaggio privato di Tony Stark. Devo parlare con Dottor Strange. Abbiamo un bel po' di cose da fare. Più dobbiamo parlare con Custode. Mo' c'è una parentesi. Ho notato una cosa, che questi messaggi qua arrivano praticamente quando tu stai per salire di livello completo con un personaggio di amicizia. Per esempio, ehi boss, possiamo parlare del co corso dell'officina? Magari dopo una missione. Forse non subito con tutto quello che sta succedendo, ma possiamo vederci fuori dalla tua stanza. Ok, fuori uno. Però c'è anche un altro. Boss, a volte penso che tu sia l'unica cosa che siete che tiene insieme il Midnight Suns. Spero che se ne accorgano. È incredibile che lo stia dicendo, ma mi serve una mano in questione delicata, in una questione delicata. Se devo essere del tutto onesto, non è di natura medica. Parliamo della biblioteca. Lì c'è abbastanza silenzio. E mo mi farà il coso e aumenta il rapporto di amicizia. Ok. Look, I'm not looking for your deep, dark diary secrets. Don't get freaked out. I don't care who you have a crush on. Can't believe I'm actually asking you this, but I wonder if you could give me a peek behind the magical veil? Magical veil? Yeah, I don't want to know card tricks or anything like that. I just want to know more about the secrets of magic. I'm talking about the spooky stuff. Ah, hai capito la discussione che abbiamo fatto la volta scorsa, che ha litigato con Strange. E Strange aveva proposto il velo e lui aveva dato per una sciocchezza. Noi abbiamo dato quel, diciamo, sì, amicizia per dire, sì, proprio sicuro che è una sciocchezza. Praticare la tecnologia con la magia non è un errore. Infatti, mi sembra che si chiama scienza magica o una cosa del genere. Hanno un nome tecnico adesso. Quindi, lui chiede giustamente se ci sono dei segreti della magia su tutte quelle cose inquietanti. Il problema è che lui non accetta la magia come scienza, e per lui è una cosa alienata, se strana, quindi a prescindere, o non esiste, o è una parcellicole, sciocchezze, bubbole. Let me teach you something small to start off with. Maybe read a grimoire, see how you like it. I promise I'm a quick study. Don't hesitate to throw me in the deep end. Oh, I do not doubt your intelligence, which is why we have to start small. Exposing you to magic's darkest secrets right away could do some damage. What kind of damage could a little book learning do? Reading the wrong grimoire has the potential to wipe your mind completely and turn you into an empty vessel ripe for possession by non-corporeal entities that lurk in the outer Ok, già hai darkness, fatto just passare waiting di non for conoscere niente unwitting di. magical explorers to Vabbè, che uncover the cavolo. wrong bit of knowledge. Don't read the wrong books, got it. See? I'm a quick student. Just let me know when and where, and we will begin. It's good that we have the kind of relationship where I can come to you about this stuff and there's no judgment. You could not talk to Strange about this? Now, he knows his stuff, but if I came to him to teach me, I'd never hear the end of it. The man loves the sound of his own voice, especially when he's reciting incantations. If you don't mind, can we keep these lessons between you and me? Do not worry. I will keep our secret to my grave and beyond. That's the kind of commitment I like to hear. I knew there was a reason I liked you. Very well. I think I have the perfect reading for your first assignment. There's a book up on that shelf. Occulta Pericula Amet. Oh, my Latin is a little rusty, but does that say dangerous magic secrets?
Ancient wizards did not like to get clever with their book titles. Anyway, take notes and we will talk later. Interessante, perché lui giustamente è... Ecco, visto, avevo detto che salivamo di amicizia. L'avevo capito. Intanto sblocchiamo una passiva. Bello. Buono. Figo. Buono. Allora, stavo dicendo, giustamente Dottor Strange sa il fatto suo. E lui giustamente dice, so quando uno sa il fatto suo. Se io vado a chiedere a lui, lui inizia a farmi spiegoni disumani. Invece mi serve una base. Devo farmi aiutare da qualcuno che sì, sa le cose, però parte dalla base con calma, mi spiega e poi non mi deride. Ecco, parentesi. Sì, però piccola parentesi, Tony, tu fai la stessa cosa con Peter Parker o con chiunque altro che non sa niente di tecnologia. There are going to be consequences for Blaze reading from the Parchment of Power. There are always going to be consequences. I didn't understand a word he said when he read those pages. Latin wasn't my best subject. Was it Latin? Didn't C'thon write it at the dawn of time, which, according to my knowledge, seems like it was before Latin was invented? The Parchment of Power's ability to conjure walls of fire is, as Stark would say, a feature, not a bug. Strange also said don't read the Parchment of Power. A lot of times. So many times that I listened. Did you see that wall of flame? I bet they saw that in space! I wonder if it spelled anything. Perché lui era lì, capito? Quindi può parlare di questa cosa. I wish my phone could summon fiery partitions. I wonder if there's a spell for that. Giusto. Allora, andiamo con ordine. Prima di parlare con Dottor Strange, caro mio. Prima di parlare con te, non voglio parlare con te, voglio andare nella forno. Appunto, tanta roba. Now more than ever, we must destroy the Parchment of Power as soon as possible. Ah, ancora non me l'ha fatta. Ah, sì, perché devo prima andare lì. Don't read from the evil grimoire. In difesa di Blaze, lol. Allora, più qua, prima di parlare con te... Oddio, sei tutti qua. Ok. Polpo di scudo. Oh oh. Ho uno youtuber italiano. Mi sembra che ha avuto un bug, un blocco di caricamento carta, eh. Ok, a me mi è andato, meno male. Ho avuto un attimo, un momento di paura. Well, if anyone was wondering. And what happens when the good. Una cosa alla volta. Blaze tempts fate all the time. Guy's got very little respect for things more powerful than himself. That's the kind of crazy you gotta respect, even if you don't approve. Never seen a book create a wall of hellfire before? Rookie. The strange webs you shoot are fascinating. Peter Parker, awesome dude. Says it on my business card. Un complimento lo potevo fare, che bello. Ho i grandi complimenti, sono belli, però giusto per ora posso fare quello che volevo fare. Ah, finalmente. Give me a sec. Prima togliamo di mezzo questo. Ok, what's up? Thousand worlds just saw the parchment of power. Lancia di ragnatele. Okay. Pazienza, madonna, che cacchio di potenza è quello. Allora, ci potenziamo questo e voglio questo. Quello vale 6, non voglio manco... Ho paura. Ricerca subito. Oh, 2. Disturbingly reckless of Johnny Blaze to read that page.
No single spell in the Darkhold comes without a price. We don't know the forces we're meddling with. We might as well have emailed our location directly to... Farewell. Parliamo con Hunter. Te. Ah, Hunter. Just ah, sì, mi stai cercando, vuoi? I understand you've already been on the hunt with Blade, so you're aware of our unusual visitor on the grounds? Yes, we encountered something Blade called the Bar Guest. His instincts were correct. I believe it is indeed the Bar Guest, or someone's attempt at creating a facsimile of one. Is the Abbey in danger? Not unless we provoke it. However, it seems to harness a dark magic similar to what courses through the barrier. I need you to track this Bar Guest, capture it, and bring it to me here in the forge. But please, don't kill it. It's my hope that I can find a way to use its magics to break through the barrier to the lab. After battling Hydra agents and Fallen, tracking a pup on the Abbey ground sounds like a vacation. Do not let your guard down, Hunter. As I said, it's no ordinary dog, but a demonic entity. I suggest you bring Blade and Wolverine with you. I believe the portal will soon be at its apex. I'll do my best to keep it stable until you can cross. I'll see you there, Hunter. Track the beast quickly. Ah, hai capito. Interessante. Interessante. Oh, ma ci sono sempre cambiamenti di... Oh, decidete... Ah. Allenamento. P amichevole. Oh, 14 tutti. Oh, stanno salendo. Dai, sto contento. Iron Man è salito da poco da 3. Mm. È un po' tutti ora, Okay. Ah, mo lo dice mentre stavo. Ho già finito di leggere quello che sta per dire. Vabbè, va bene così. Vorrei potenziare, però. Practice makes perfect. Non ho le carte, non ho i potenziamenti giusti, ma dovrei. Ne ho troppi da potenziare. Don't stress it too much. Devo mettere a potenziare un po'. Thing. Hunter, good to see you. No point in hiding it, Hunter. I already got a whiff of that demon dog you're after. Ah, sì, grazie. Blade said I gave you two the slip the other night. I want in on the next run. Allora, tutte e due le cose io non le dirò mai a Logan, perché Logan è cioè Logan, fallo fare a lui le cose. Cioè, non t'azzardare proprio, perché lui adora la caccia, quindi. Perhaps that is what our hunt is missing. Your positive attitude. Me? Positive? That's a new one. But I am curious about this mystery dog of yours. This supernatural beast roaming the Abbey grounds has proven difficult to track. Still, Strange thinks it may be critical to breaking through the barrier. Blade's no slouch, and I've seen you in action. This thing must be the real deal if it's giving you trouble. It is a Barghest. It resembles a hound, but it is not. It is a spectral omen of death. I thought I smelled a weird doggy odor out by your old crypt. I chalked it up to the side effects of your resurrection.
No, allora, non credo che rispondi. I do not smell like a dog, thank you very much. Ah, I'm just busting your chops. You smell a lot worse than a dog. This beast is vitally important. You say you picked up the scent near Hunter's Folly? Madonna, prendo troppo seriamente. Yeah, that's right. Sì, perché non sapevo se rispondere in maniera scherzosa o no, perché non abbiamo un buon rapporto. Potrebbe dargli fastidio. I'll meet you there. Did you just invite yourself along? Bet your ass I did. I'll see you at the Folly tonight. See you at Hunter's Folly. Così bello e buono. Ma guarda come si permette di invitarsi, va bene. Sì. Ma è Logan, se lo può fare. Hunter, I'd like a word. I don't want to waste your time. Sentiamo. So I'll be direct. I overheard you, Nico, and Magic talking in the chapel last night. I hope you three are not planning another foolish excursion to rescue you know who. How did you know we were in the chapel last night? I was just walking the halls and happened to pass the chapel and overheard you. You were spying on us? I was not, and I don't appreciate you turning this around on me. I need you to stop deflecting and level with me. Are Nico and Magic planning on trying to save Wanda again? I am hurt you think I would keep such a thing from you. I cannot imagine how hurtful this has been to Nico and Magic. I know it seems harsh. They have just done so much behind my back to break my trust. So have you. Yes, I suppose distrust breeds distrust. Perhaps it's time for the cycle to end. You can end it right now by showing them your confidence. You're right. I need to let go of the past and start being more transparent. So, in the spirit of transparency, is there anything you want to know? Questo è interessante, siamo riusciti una a fotterla così la prossima volta non romper cacchio sulla magia, perché allora c'è un grande rischio che può finire a tutto quel paese, perché sto convincendo a Nico di fare una cosa insieme a Magic pericolosissimo, perché io so che è pericolosissimo, però considerando che dobbiamo salvare un personaggio che però abbiamo forse la possibilità di convertire nel lato buono, non possiamo evitare questa cosa. Però essendo che custode è un po' disgraziata e può tapparci le ali in qualsiasi occasione, è meglio cercare di svincolarla. Sono riuscito a svincolarla, tanta roba. Ora però un'altra cosa interessante è che, perché se io avessi detto no, stiamo cercando di fare, ci avrebbe bloccato sicuramente e sarebbe stato un vero e proprio casino, secondo me, e non avremmo risolto mai nulla. Quindi cambierebbe le narrazioni. Devo vedere sta cosa. Dovrei rigiocare da capo tutto il gioco e vedere se cambio drasticamente le radici di narrazione, perché è una cosa fichissima. Poi, seconda cosa, e però lo farò facile perché mo sto facendo normale, ma lo farò facile la prossima volta, perché se voglio fare svincoli di narrazioni, ovvio. E interessante adesso il fatto che vediamo che se lei ha detto ok, sono trasparente, dimmi quello che vuoi sapere. Prima cosa, Blaze. Dai! Oh. Why did you keep the parchment's location a secret from us? Are we on that again? Sì. We are. Remember the wall of fire spectacle Blaze caused? You mean the wall of fire that engulfed the soulless? That was the result of Blaze reading the parchment, which is why I kept it away from this abbey. I care too much about the sons to expose them to that kind of danger. So, I gave it to Blaze.
It wasn't to deceive the team. It was to protect. Come sempre, sempre il stesso concetto e protegge. Quindi come del tipo ti do questa cosa però te devi sparire da qua. I think it might be a good idea to share your motivations with everyone else. Why is that? Because they are hurt, you left them out of the loop. Perhaps explaining to them that you were acting in their best interest might smooth things over? I will think about it. Mm. Now, is there anything else? What if we removed the corruption somehow? What a strange question. You already know the answer to that. It's impossible. Now that we know where the page is, it will not be long until Lilith finds it. No doubt. Do you, I mean, have you considered Lilith does not have a choice in the matter? What do you mean? She sold her soul to K'thon, right? For unlimited power, yes. But does that not mean she is compelled to serve him, even if she does not want to? What? Are you actually feeling sorry for her? Because she made her choices long ago. Beh, un po' sì o no, perché in realtà non lo so. No, I absolutely do not pity her. I was just curious. Good, because you were scaring me there for a second. It was her decision to sell her soul to an evil elder god. She knew what she was doing. I have taken up enough of your time. I should go. We'll talk more later. Oh, Hunter. Thanks for your honesty today. Già. Fidati. Ho dovuto mentire per forza questa volta. Non è da me. Lo so, però lei non mi sta piacendo. Non mi sta piacendo come si sta comportando e onestamente non sono molto d'accordo. E dove stanno tutti? Been texting with MJ a lot lately. All my stuff. But it would be cool to see Robbie do donuts on the lawn. Mostly to see the look on caretaker's face. Non lo so. I don't trust the olds when they are heads down like this. Hai finito di parlare? Grazie. All right, Blade. Don't jerk me around. What do you really know about this demon dog stuck in the woods out there? Figured you'd pick up the scent sooner or later. But it's not just another shadow hound. There's something off about this thing. Yeah, that's why I asked. We tracked it across the grounds. Almost had it, too. Until it escaped through a big red portal. The dog opened a portal? Someone did, and it wasn't magic. Strain suspects Hydra. Hydra experimenting on their own recruits is one thing. But animals? That just pisses me off. I'm with you on that. Something smells of shadows and mud.
Is this visit business or pleasure? I guess it is a little bit of both. And you came to see me. I'm listening. I spoke with Strange. He believes the Bargist is more important than we originally understood. I also talked with Wolverine. I know it was not easy for you to admit that we lost the creature. I'll get over it once we capture that damn thing. You will have your chance. The Doctor feels it is imperative that we capture the creature as soon as possible for his research. When is it ever not imperative with these guys? Wolverine has agreed to join us. I assume you have no issue there. The more the merrier. We should start up at Hunter's Folly. That's the last place I saw this thing's tracks. Wolverine also smelled something in that area. So it is agreed. Then I'll see you tonight at the Folly. Sì, però mo c'è un piccolo problema. Let's do this. Lo so che mi dice di potenziarti, ma io non posso fare nulla. Ah, con te sì. Con gli altri. Caretaker said I need to be a team player. So I guess I'm letting you choose for me. Il problema è che non posso potenziarti. Allora, sarà una missione abbastanza attiva. Ok. È tutto epico, mizzica. Ah, tranne, vabbè, tutto difficile tranne questo. Facciamo questo, usiamo te, Blade. Mi servi. Cioè, non mi servi in realtà, però. Sei qui, ti usiamo. E devo fare almeno l'attacco con la combo per fare la missione di Spider-Man. Speriamo che riusciamo a farcela. Mo ascolto pure un mio amico, mi ha fatto l'analisi di due gameplay che ho fatto. Scusate, dopo controllo. Spider-Man e Blade. Vediamo un po' loro due come sono, dai. Ah, il collo. Schiena, dolore, sofferenza e morte. Sì, il collo d'oro, è tutto normale, la vecchiaia proprio. Vediamo che stavolta, vediamo come va. Spider, se riusciamo a fare, se abbiamo subito la carta della combo con Spider, la usiamo subito. Sempre se c'è la carta di Spider-Man è quella là di Ant. La vorrei tanto usare. Nerina dorme, non devo romper cacchio. Intanto qua mi sono arrivati messaggi. Dopo. Stavo leggendo una cosa. Ah, vabbè, al diavolo. Non me ne tiene di ascoltare e vedere. Bene.
Dai, che ce la facciamo. Noi facciamo sta missione. Ci facciamo sta missione. La stoppiamo durante la notte, prima della notte, cioè quando arriviamo a dormire, che facciamo quella missione del Segugio con Hunter, anche se è la missione principale, quello che ho capito, quindi credo che prima dobbiamo vedere con Ghost Rider, con i ragazzi della cosa, e poi dobbiamo vedere, non lo so, sono indeciso cosa fare. Perché entro stasera dobbiamo fare, perché per la tuta sicuramente il velo che mi voglio le fare Dottor Strange, però è una missione di campagna e missione, non è, quindi non ho capito se posso fare tutte e due, ma io ancora non ho capito se riesco a fare tutte e due le cose nella stessa sera, ma questo non l'ho capito. Oh, finalmente facciamo. Ah, dobbiamo catturare cosa? Ah, beh, tutto a posto. Cattura la gente, dai. One of the Hydra operatives in this area has been transmitting unusual signals back to their base of operations. Dai, togliti un po' di vita per farla. 108, 108 di vita. Pure. Maybe I should be flattered. If we can capture that agent, we might gain some insight into Hydra's plans. No sweat! Lilith herself could not best me. What makes you think you will fare any better? Looks like it's out here. Never seen that before. I've never run into a vampire in New York. Now's your chance. Take them into custody before they can regain their bearings. Ok, non dovevo fare quello. Ah, io Spider-Man. Sono tantissimi. Lilith okay. Must really. Lui che ci fa la lezione, attenzione, per loro. My spidey senses are tingling. Cosa? Cosa sa fare quella cosa? They seem to be fixated on me. Now's your chance. Take them into custody before they can regain their bearings. Riblocchiamo lui. Excellent work. But I doubt Hydra will let you walk off with their agents so easily. Stay alert. Another unwelcome surprise. This time it's one of the fallen. Chi è che è arrivato?
We need to take care of the rest of these thugs. Don't hold back. Exactly what I needed. Cacchierolo. Vabbè, però. Posso fare poi nulla. Almeno una carta me l'hai data. Dobbiamo cercare di fare questo. 244 per far male a questo qua. Eh sì. Bellissimo, aia. Madonna, che brutto colpo. Non ho capito. Non ho capito dove mi ha colpito, che mi ha fatto male. Vabbè, che ma dai, ma dove mi ha colpito che mi ha fatto malissimo? No, Rich. Comunque ho sbagliato poi la partita, ragazzi. Ho sbagliato praticamente la partita, raga. Vediamo se riusciamo a recuperare, ma ho fatto una grande cavolata, ve lo dico. Perché ho tutti attacchi. Tutti lui, oltretutto. Tutti lui. Tutti lui, che cavolo, raga. È l'unica cosa che posso fare. Gli faccio fare questo, ma il piatto è a rischio. Che ho? Better come up with something new. Frenesia, questo. Vabbè, che ho tanto, l'ha battuto. Our team is falling apart. Sì, però, guarda, io non voglio essere cattivo, gioco, però sei pure stronzo tu, gioco, eh. Non mi dai la possibilità di fare nulla. Oddio, che è successo? Che è successo? Che è successo? Si è imballato da solo, non ho capito. Già ho problemi, non peggiorarmi un po' di così. The light will heal you. Let us see if they have an answer for this. No, mi scocciate la frenesia del cavolo.
picchia uno di loro. Dai, rifrenesia così memori. Back in the game. Mamma mia, tostissimo. Ok. Hunter memore, Take advantage while they focus on me. Ok. Ridaglie. Vabbè, ci abbiamo provato con lui, You have nothing to fear. Vabbè, guarda, non dico improponibile, però quello che mi sta succedendo è un casino, però. A pathetic attempt at intimidation. Here we go again. Nice. Let's do this. Vabbè, dai, basta. Vabbè, mo mi stai stancando. Mi stai stancando. No, vabbè, guarda quante carte. Non posso usarle. Ma dai. Ma allora se il gioco è stronzo. Assa fa. Grazie. E finalmente qualcuno che mi dice che cazzo. No, madonna santa. No, non devi scocciare. Perché avevo tutte carte che non potevo usare. Lilith will not look kindly on this one. Finalmente se n'è andato. Carta. Appreciate it, Hunter. The power of the light. Playtime's over. Coming at you. Forse posso far qualcosa, zitti. Shoot up here.
Time to get serious. Meno male, fuori uno. You have my thanks. Madonna, forse già sono riuscito a fare qualcosa, ma ho perso tutto comunque. Persa, ragazzi, comunque, eh. Morto, vabbè, ma non poteva fare altrimenti, ragazzi. Quel coso mi ha stancato. The whole gang's here. Here it comes. Good one. They're mine. It's on. Pazienza, non me ne fotte proprio. La mia situazione è molto più critica di quanto uno possa pensare. Here we go. That's one hell of a move. Vediamo, ma io qua la rischio, ragazzi. È che ho perso, ragazzi. Ci ho sperato, ma è andata malissimo, eh. Lo so, ho provato, ma ho sbagliato proprio tanto. Lo confesso. L'ho sbagliato proprio. How did it all go so very wrong? Sì, no, ma assolutamente ricomincio in conto perché l'ho sbagliata proprio, ma ve lo dico io che ho sbagliato io, eh. Non avevo calcolato che erano abbastanza pericolosi. Mi sono concentrato talmente sul tank, ignorando che dovevo far fuori un po' quel numero esagerato. Sì, perché comunque l'orda arriva, almeno tre orde arrivano. Più è arrivato pure quell'altro. E ovviamente ho sbagliato io. Me culpa, lo confesso. Ho palesemente sbagliato io. Infatti la stoppiamo qui e alla prossima run la rivinceremo. E meno male che era di livello normale, eh. L'ho sottovalutato un po', eh. Dico io cosa ho sbagliato.
Il tank doveva rimanere con lo scudo e basta, e io dovevo pensare agli altri. Poi quando arrivavo a 4 facevo fuori il tank. Ho fatto due errori, lo so perché l'ho notato. E ma era troppo tardi. Ho sperato, ma già avete visto che avevo detto che avevo sbagliato ruolo. È stata una strategia completamente sbagliata. E ha fatto acqua a tutte le parti, cioè anche se mi sono rimasti poi due o tre, molti erano in fin di vita e le menate le hanno pigliate, quindi non ho avuto la cosa del contrattacco, non ho avuto le carte che mi servivano in quel momento, quindi anche la sfiga, e là è andato, ho solo prolungato la sofferenza della sconfitta praticamente. Bene, la stoppiamo qui, mo che carica tanto la mappa della sfida di nuovo, starò più attento perché so, ho già ricalcolato cosa devo fare. Tranquilli, so già come lo devo fare. Semplicemente il tank in questione, Demone, è molto più pericoloso di quanto uno può pensare. Lo confesso, è molto più fastidioso. Ho sperato di batterlo subito. Ho sbagliato. Perché se lo dovevo battere, dovevo sfruttare la combo quella di Spider-Man e Blade, però prima dovevo accumulare i 4 punti. Allora là sì, e ho sbagliato. Invece ho fatto prima ho attaccato, era arrivato a 3 e ho sbagliato perché ho pensato in testa mia, vabbè, gli faccio solo danno, gli tolgo lo scudo, poi sono cretino io che lo so rimette. Sono stupido, no? È ovvio. E là ho sbagliato. Seconda volta, secondo turno, stavo riuscendo a fare i punti per fare una comba potente per togliermo di mezzo senza perdere tempo. Ho sbagliato perché facendo in quel modo è successo che mi ha attaccato due volte perché è sopravvissuto due volte, non una volta. E qua è stato l'errore. Ah, ok. Partiamo così, eh. Ok, ragazzi, qui del 38 al prossimo video passo e chiudo. Bella, ragazzi.